Buonasera a tutti, sono Luigi Onaracus e Previte, bentornati su Donkey Battle, versione Jump, settimo anniversario, con la guida ai primi due stage della Movie Bosses, quindi l'evento che ci farà affrontare tutti e sette i film, cioè sette dei vari film di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Allora, partendo dal presupposto che è leggermente più difficile oggi, ma di poco, della GT. La difficoltà è data prevalentemente dal numero di nemici e dagli stage. Da GT abbiamo visto che era Lezik e un doppio stage di Lud. Qua avremo in entrambi i casi triplo stage, di cui il primo è multi enemy, tutti con 5-6 milioni d'HP. È un buon damage reduction, come potete vedere, dato che un critico gli ha fatto 3 milioni. E avremo 5 nemici nell'evento di Tarles, seguito da due stage. In entrambi i casi, con il boss principale con un discreto numero di HP, comunque parliamo di 20 milioni almeno nella fase finale, e che fa danni importanti con le special. Con le special è davvero pericoloso. Come per GT lo affronteremo con GT Hero tutti quanti, qua lo affronteremo con Move Hero, in modo anche da vedere fin dove può arrivare la nuova LR di entrambe le categorie. Per quanto riguarda lo stage di Tarles, la parte più complessa è di sicuro la parte iniziale, in quanto 5 nemici sono sempre abbastanza una rottura di scatole da affrontare, secondo me, e possono dare qualche piccolo problema d'account che non sanno come gestirli. Ancora una volta, non è obbligatorio avere i nuovi PG o usare questi team per vincere. Un Half-Blood con Gohan Ultimate tanca e funziona benissimo, semplicemente non è cisabile a livello di alcuni code event in cui davvero avevi tipo 3 PG nel team a cui facevano 0 danno, se va bene, se non anche un numero negativo di danno praticamente. Concentratevi un nemico alla volta, non strafate, la fase 1 la passerete abbastanza semplicemente. Successivamente avremo la fase 2 e la fase 3 che non sono complessissime. Tales colpisce spesso. Non so se può stannare, in quanto non mi ha stannato. Penso però nella fase finale di sì. Non ne ho la certezza, ma conosco i miei polli, detta come va detta. Perché bene o male, so che bene o male Tarles, in ogni sua emanazione, è sempre stata un'unità che ha avuto lo stun, sin dall'inizio di Dokkan. Che pensandoci un attimo, non c'è una vera e propria motivazione per questo, ma va bene. Diamogli una caratteristica, è sempre meglio di non avere caratterizzazione. Quindi state un attimo attenti perché se vi stanna è un po' un problema. Non ha tantissimi HP, oltre che con la special non fa tantissimi danni. Dovete comunque riuscire a gestirvela abbastanza facilmente, secondo me. La fase 2 invece è il film di Slug, in cui avremo per primo i suoi tre scagnozzi, fase leggermente più semplice di quella di Tarles, anche se i personaggi hanno un po' più vita e possono picchiare di più, però gestirsi tre colori è molto più facile gestire tutti e cinque, sia con le debolezze del vostro team, sia con le forze. Quindi dovreste passarlo senza eccessivi problemi, a mio avviso. Hanno vita sì, ma non così tante. Davvero gli attacchi sono molto più concentrati. Quindi
quindi è molto più soft e libera come stage. Per quanto riguarda invece Slug, è più forte di Tarless sotto molti aspetti. Nella fase finale da gigante, ragazzi, fa male. E non un maletto malino, no, no. La special fa molto male. Nella fase intermedia invece può ricaricarsi gli HP, che sinceramente ci sta e non ci sta. Alla fin fine è una battaglia che, ripeto, avete i PG e scuse le special sotto, alcuni di voi non dovrebbe farvi danno, magari buffarsi le avete ability free o sono buffer vecchiotti, ma oltre quello davvero c'è poco da aver paura. Nelle fasi finali l'abilità di Gogeta IV e dei Blue Boys di togliere un attacco all'avversario, che può sembrare nulla, ma in realtà può essere interessante, viene in soccorso se riuscite a buttare giù la special giocando PG come Vegeta, Gogeta, Tech e altro. Potete vedere tranquillamente la special avversaria e non avere problemi. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito. Noi ci vediamo domani, che finalmente partiamo con l'analisi delle due nuove LR. E poi pian pianino dei vari PG, Rare Summon, i free to play, aspettiamo che vadano a LR o Turesa. E poi ci saranno gli altri eventi, tra cui anche finalmente le Road, che penso che finalmente recupererò. Ringrazio per aver seguito, buona giornata e alla prossima.